Giovanni Antonio Orsini, principe di Taranto, fu il più potente feudatario napoletano del 400 e determinò più volte, col sostegno dato o tolto al re di Napoli, le sorti del loro regno. Le terre da lui possedute erano tante, che si diceva dai contemporanei che egli poteva cavalcare da Napoli fino a Taranto senza mai toccare terra altrui. Così Benedetto Croce parlava di Giovanni Antonio Orsini del Balzo. Giovanni Antonio Orsini del Balzo nacque a Lecce il 9 settembre del 1401, primogenito di Raimondo, principe di Taranto e conte di Soleto, e di Maria Denghe, contessa di Lecce. Dopo la morte di Raimondello, la madre proseguì la ribellione iniziata proprio dal marito contro Ladislao d'Angiò e prese contatto con il pretendente al trono, Luigi II d'Angiò, che concesse in feudo a Giovanni Antonio, di appena 5 anni, il principato di Taranto e le contee di Soleto e di Acerra. L'atto risultò tuttavia inutile, poiché Maria Denghe presto abbandonò la ribellione contro Ladislao e nel 1407 lo sposò. Di conseguenza, tutti i feudi suoi e del figlio furono inglobati nel Regio Demanio. Morto Ladislao nell'agosto del 1414, gli succedette la sorella, Giovanna II, che fece imprigionare Maria Denghe e i suoi figli, liberandoli solo nel 1417. Nella primavera del 1418, la regina restituì a Orsini del Balzo le contee di Soleto, Altamura e Minervino Murge, e successivamente fu nuovamente infeudato con il Principato di Taranto. Scoppiato nel 1423 il conflitto per la successione al trono tra Giovanna II e Alfonso V d'Aragona, Orsini del Balzo inizialmente non prese posizione, dedicandosi in quel periodo soprattutto all'ampliamento dei suoi possedimenti in terra d'Otranto. Alla fine del 1425 sposò Anna Colonna, nipote del Papa Martino V. In seguito, quando Giovanna II, l'11 ottobre del 1432, diede all'avversario di Giovanni Orsini, Giacomo Caldora, il titolo di Duca di Bari, egli si schierò apertamente dalla parte di Alfonso d'Aragona. Da allora la regina lo considerò un ribelle e nell'estate del 1434 fece occupare da Caldora quasi tutti i suoi possedimenti in terra d'Otranto, che però Orsini del Balzo riuscì a riconquistare in breve tempo. Dopo la morte della regina nel conflitto tra Alfonso V e Renato d'Angiò, erede disegnato da Giovanna, Orsini del Balzo prese di nuovo le parti dell'Aragonese, appunto Alfonso V, che alla fine del 1440 riuscì a strappare ad Antonio Caldora il Ducato di Bari e la Contea di Conversano. Dopo la vittoria definitiva dell'Aragonese su Renato d'Angiò nel 1442, Orsini del Balzo si trovò a essere il più potente feudatario del regno, signore di più di 400 castelli, il cui dominio si estendeva da Marigliano a Leuca. Quando, dopo la morte della madre nel 1446, ottenne le Contee di Lecce e di Soleto, l'intera terra d'Otranto e la parte meridionale della terra di Bari finirono sotto il suo dominio. Ci troviamo in piazza Giovanni XXIII a Francavilla Fontana e siamo al centro dell'antica terra d'Otranto, come dimostra quest'asta in bronzo. Ed è proprio a poche decine di metri da qui che si trova il castello di Francavilla Fontana. Dirigiamoci. A metà tra una fortezza e un palazzo gentilizio, quello che si può osservare oggi è il risultato di una serie di modifiche che si sono susseguite già dal XV secolo. Il castello era inizialmente una fortificazione periferica del feudo di Oria. Fu costruita all'incirca nel 1450, quando Giovanni Antonio Orsini del Balzo impose alla popolazione la continuazione della costruzione delle mura della città e la costruzione di un castello merlato in grado di resistere a qualsiasi tipo di assedio. Più che un castello, inizialmente esso era una torre quadrata bastionata, dotata di un fossato e di un ponte levatoio. I progetti del modello arsiniano sono quasi sconosciuti, anche se si ipotizza che all'epoca il castello doveva essere una fortezza, appunto, con tutte le caratteristiche difensive tipiche della zona. Il modello rinascimentale reca ancora tracce visibili sulla struttura, la merlatura, le cornici marcapiano, il fossato e quasi l'intero cortile interno. I tratti settecenteschi sono tuttavia semplici rifiniture della fortificazione.
Questa che vediamo è la ricostruzione della pianta del piano terra del castello prima degli allargamenti. Il castello comprende tre piani asimmetricamente distribuiti, che ostentano un evidente eclettismo. Nel pian terreno riconosciamo l'aspetto tipico delle fortezze, illuminato da monofore e casematte di diverse dimensioni. Il primo piano invece presenta un aspetto meno severo, ha le facciate dalle superfici rigidamente verticali, alleggerite da finestre, che sono orlate da cornici raffiguranti, in alcune petali intrecciate e in altre gruppette di foglioline di alloro. Ma questa è solo una delle centinaia di tracce lasciate in patrimonio da Giovanni Antonio Orsini del Balzo e in generale da tutta la dinastia orsiniana in Puglia, ma non solo. Dalla Basilica di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina, passando per il castello della vicina cittadina di Mesagne, restaurato completamente da Giovanni Orsini, che ne fece una vera e propria fortezza, intorno a cui poi sviluppare l'intera città. Un castello dotato di ponte levatoio, fossato e inoltre numerose cannoniere. Continuando per il castello ducale di Venosa, in provincia di Potenza, fino ad arrivare a Soleto, più precisamente alla Guglia, che fu eretta intorno al 1400. Niente uguale vi era nel Salento, e niente di più ardito, simbolico ed intrigante che principe avesse potuto immaginare e artista eseguire. Ma sempre qui a Francavilla, nelle vicinanze del castello e quindi al centro dell'antica terra d'Otranto, Giovanni Antonio Orsini del Balzo ricostruì, ingrandendo e rendendo più forti le mura della città che circondavano e ancora oggi circondano il centro storico e quindi anche il castello visto in precedenza. Questo è quello che rimane oggi di quelle grandi mura, pezzi di storia che non possono e non devono andare perduti. Giovanni Orsini introdusse importanti riforme nell'amministrazione dei suoi feudi, come la creazione di una corte dei conti e di un tribunale feudale, e battè inoltre una propria moneta intorno al 1460. Motivo determinante della rottura con Alfonso V fu la successione del Ducato di Venosa. Dopo la morte di Alfonso V nel 1458, Orsini del Balzo considerò giunta l'ora di rivendicare i propri diritti sul Ducato di Venosa rispetto al figlio di Alfonso V, Ferdinando I. Anche con l'impiego delle armi. Pretese la cessione dell'intera fascia costiera settentrionale della terra di Bari. Mirava infatti alla creazione di un esteso stato unitario, comprendente non soltanto la terra di Otranto e l'intera terra di Bari, ma anche parte della Basilicata orientale. Prese contatto con Giovanni d'Angiò, figlio di Renato. Nei tre anni successivi all'arrivo di Giovanni nel regno, nell'ottobre del 1459, riuscì effettivamente a realizzare quasi per intero il suo ambizioso progetto e a conquistare quasi tutta la terra di Bari. All'alba del 15 novembre del 1463 morì ad Altamura per un grave attacco di malaria, anche se voci insistenti affermano che in realtà si trattasse di un assassinio. Fu sepolto nella chiesa di Santa Caterina d'Alessandria a Galatina.